Oggi i mercatini di Natale a Santolcese, grandissimo successo, poi l'accensione dell'albero che insomma piace sempre a tutti. Sì, l'accensione dell'albero che piace sempre a grandi e piccini. Noi dell'amministrazione ogni anno ovviamente ci immedesimiamo nei più piccini e ogni anno chiediamo un aiuto a tutti quanti per far sì che questa festa riesca al meglio. Quest'anno purtroppo il tempo non ci ha graziato, ma quello che è stato eccezionale è stata la risposta delle associazioni, come sempre, che sono fantastiche, delle Croci e tutti gli altri, e l'organizzazione della consulta delle attività produttive che sono state fantastiche. Era la prima volta che organizzavano un mercatino di Natale, ma hanno messo il cuore, come sempre, in tutto quello che fanno e quindi sono riusciti a organizzare tutto al meglio con l'aiuto anche di un super aiutante che è la renna Anna, che è giovanissima ma ha voluto darci quest'anno il suo supporto e ha animato i bambini e ovviamente ha fatto da spalla a Olaf, che quest'anno è stato il personaggio centrale, il leitmotiv dei giochi dei bambini. È stata una giornata intensa con l'arrivo di Babbo Natale, con l'accensione dell'albero, e quest'anno c'è stata una sorpresa che sono stati i fuochi d'artificio sparati prima dell'accensione di questo grandissimo albero, che è diventato oramai da 4 anni un po' il nostro simbolo del Natale. È un albero di 16 metri che illumina il periodo di dicembre e attorno al quale i bambini delle scuole elementari e medie quest'anno hanno recitato le loro poesie e hanno cantato i canti di Natale per augurare a tutti buon Natale e far sì che questo mese di dicembre sia un po' speciale per tutti. Ultimi mercatini di Natale, ultimo Natale di questa giunta. Facciamo un brevissimo bilancio. Beh, sono stati 5 anni intensi, sicuramente emozionanti. Ogni anno abbiamo cercato insieme all'associazione di creare uno spirito anche natalizio, di festa per il nostro paese, perché se lo merita, e ogni anno cercando di alzare un pochettino di più l'asticella. Sicuramente la cosa più bella e positiva che comunque ognuno di noi, io per primo, i miei assessori, a prescindere da quello che comunque sarà il futuro, ci porteremo dentro, è stata il vedere l'emozione e la partecipazione della cittadinanza. Quindi quello è stato veramente il momento più bello, perché ogni anno c'è un'aspettativa sempre più alta, un'aspettativa sempre più emozionante, più bella, e lo è per loro, ma soprattutto per noi. Stasera abbiamo voluto fare questo scherzetto del conto alla rovescia per poi accendere anche così due fuochi d'artificio, ma in segno di saluto anche di questo veramente e soprattutto dare a tutta la cittadinanza non solo un buone feste, un buon Natale, e abbiamo voluto un po' scherzare per poi l'accensione con i bambini sotto che cantavano, che secondo me è stato il momento più bello. Il tempo quest'anno forse non è stato dei più fortunati, soprattutto nelle ultime 2 ore, continua adesso a piovigginare, però c'è sempre stata tanta gente, c'è tante associazioni che hanno collaborato come ogni anno, c'è un gruppo di persone forte che dedica veramente il tempo libero, quindi a volte questo tempo libero va veramente a discapito un po' con gli equilibri familiari, ma lo fa per il prossimo. E quindi quando ci sono questi equilibri le cose non solo vengono bene, ma tutte le cose che accadono sono bellissime e emozionanti. Quindi non mi resta veramente dire grazie per ora, a dire grazie a tutti i miei collaboratori, a tutti coloro che insieme a me hanno creduto a tutto questo e soprattutto un grazie veramente ai volontari e alla popolazione che insieme ha fatto sì che ogni qualcosa, ogni evento venisse fatto a Santolcese fosse un qualcosa di magico e indimenticabile. Quindi grazie a tutti.